Perla Vatiero, addolorata per le accuse dei fans dopo la rottura con Mirko Brunetti, va dal terapeuta. E veniamo adesso a parlarvi di Perla Vatiero, che, come vi stiamo scrivendo da due giorni, si è lasciata definitivamente con Mirko Brunetti. A quanto sta emergendo, sembra che sia stata lei a lasciare lui. Come motivo scatenante sembra essere stato quelle ragazze in piscina a insaputa della Salernitana, che però lui ha sempre negato. Lo stesso Rietino ha dichiarato di stare molto male per questa rottura. Dobbiamo ammettere che un po' a sorpresa le Perletti, le fans di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, sembrano avercela più con Perla che con Mirko Brunetti. Infatti la stessa Perla sta ricevendo molti messaggi che vanno contro di lei e ha deciso di reagire direttamente dalla sua pagina Instagram, dove ha dichiarato che Perla Vatiero addolorata per la rottura con Mirko Brunetti e le accuse di fans. Sono davvero rattristita per tutta la cattiveria che sto vedendo in giro. Non pensavo si scatenasse tutto questo odio. Avevo chiesto un po' di rispetto, è un periodo particolare e difficile, ma purtroppo non tutti riescono a comprendere, preferiscono giudicare. Ripeto per l'ennesima volta che questa scelta è stata presa di comune accordo. Non c'entrano terze persone. Ho sempre ragionato con la mia testa in tutto quello che ho fatto. Voi state facendo supposizioni assurde, lavorative, familiari, non conoscendo i reali problemi di coppia che abbiamo deciso di tenere privati. Sfido chiunque a superare tutto quello che è successo a noi. Abbiamo bisogno di tempo. E aggiunge la stessa Perla Vatiero, raccontando qual è la cosa che le sta facendo più male, queste le sue parole. La cosa che mi fa più male è che addirittura è stata accusata mia sorella, la persona che mi è stata accanto in qualsiasi momento, che non ha mai influenzato le mie scelte, anzi ha lasciato che sbagliassi e crescessi, e che è davvero estranea a tutta questa situazione. Tiene a Mirko quanto me, e anche lei sperava in un finale diverso da questo. Poi la stessa Perla Vatiero ha parlato del momento che sta attraversando e, come potete immaginare, è davvero molto complicato, a tal punto che sta andando dal terapista, e infatti aggiunge sempre la stessa ragazza di Salerno che «Non ho bisogno di dirvi che sto male. Sto andando anche in terapia da un mese e mezzo. Tutta questa situazione mi sta creando tanta ansia. Vedere anche le persone che mi stanno accanto stare male per me. Non c'è un colpevole, stiamo entrambi male». Ora mi è stato consigliato di staccare un po', andare via, anche dai social, e così farò. Spero capiate che sono sempre io Perla, la persona vera e sincera che avete conosciuto. Nessuno mi ha manipolata, ho sempre i miei valori. Grazie a chi nonostante tutto è sempre qui.